È l'ora di A Tutto Campo Serie B con Lorenzo Rossi. Ogni settimana il campionato cadetto su RCD. Salve a tutti, sono Lorenzo Rossi, sempre qui con voi per questo nuovo numero di La Serie B con Lorenzo Rossi, il nostro magazine qui su RCD Live che riepiloga e commenta l'andamento del campionato cadetto italiano. Iniziamo come al solito, sono solo con Francesco Beltrami che al momento non è disponibile perché si sta riprendendo da un breve viaggio, ma lo ritroveremo già giovedì per English Talk Show e per i prossimi numeri del nostro programma, del nostro magazine sulla Serie B. Iniziamo con i risultati della giornata appena trascorsa, giocatasi tra venerdì e lunedì, quindi ieri per chi mi sta ascoltando, del campionato cadetto appunto. Siamo al 31esimo turno e abbiamo i seguenti risultati. Giocata venerdì, Brescia-Crotone 3-0. Giocata sabato, Ascoli-Avellino 3-4. Bari-Provercelli 6-2. Como-Cesena 1-3. Livorno-Entella 0-0. Pescara-Novara 1-2. Salernitana-Lanciano 1-3. Spezia-Modena 2-0. Ternana-Latina 0-0. E giocata domenica Vicenza-Trapani 1-2, giocata lunedì Cagliari-Perugia 0-2. Per una classifica che è la seguente, abbiamo in testa il Crotone con 63 punti, seguito a 62 dal Cagliari, poi a 52 il Novara, 50 Cesena e Spezia, 49 punti per il Pescara, 48 per Entella e Brescia, 47 per il Bari, 44 per il Trapani, Perugia e Avellino sono a quota 43, a quota 37 la Ternana, 36 punti per il Lanciano, 35 per Latina, Modena e Ascoli, 33 punti per Livorno e Provercelli, Vicenza 31, Salernitana 30, Como 23. Tutte le squadre hanno giocato 31 partite al momento e ci sono le penalizzazioni solite per Novara e Lanciano di 2 punti. Allora abbiamo... ecco i numeri della giornata, abbiamo 36 reti segnate, record stagionale, una marea veramente, non di risultati strani come ho sentito e ho letto da alcune parti, ma una marea veramente di risultati positivi per le squadre viaggianti, con tantissime vittorie in trasferta, dovrebbero essere 7 se non ho calcolato male, con solo 3 successi interni, di cui uno assolutamente inaspettato e netto, quello del Brescia sul Crotone, e 2 pareggi dello stesso tipo per 0-0. Abbiamo avuto 3 doppiette da parte di 4 doppiette da parte di Moculo dell'Avellino contro l'Ascoli, nella stessa partita l'ha realizzata anche Cacia dell'Ascoli,
In più c'è stata la doppietta di Di Francesco del Lanciano che ha contribuito pesantemente alla vittoria degli abruzzesi di Maragliulo a Salerno. E poi abbiamo avuto quella di Rosina del Bari che ha rimpolpato il netto successo del Bari sulla Provercelli per 6-2. Tre invece i rigori assegnati, tutti realizzati da parte di Castaldo dell'Avellino che ha deciso la partita di Ascoli, finita 4-3. Poi abbiamo avuto quello di Ferrari del Lanciano che ha riportato in vantaggio appunto la squadra abruzzese a Salerno. Abbiamo avuto il rigore di Beretta della Provercelli che poi ha accorciato temporaneamente le distanze a Bari riportando i piemontesi sul 2-3. Dopo una breve pausa musicale passeremo alle considerazioni della giornata e alle nostre varie rubriche come quella del gol della settimana e la presentazione della giornata che seguirà tra venerdì e domenica prossima. Benissimo, sono sempre io, Lorenzo Rossi, ancora qui con voi per continuare questa puntata della Serie B con Lorenzo Rossi. Le considerazioni. Beh, innanzitutto, guardando la classifica in maniera così generale,
Possiamo notare che la zona alta non fa sostanzialmente punti e tutto questo nonostante la sconfitta del Crotone, come dicevo, netta a Brescia venerdì sera, ha fatto il gioco dei pitagorici calabresi, nel senso che non essendo riuscito il Cagliari, ma ne parleremo nel piccolo spazio che io solitamente al termine do alla prestazione, al commento della partita del Perugia, fa il gioco appunto dei calabresi perché il Cagliari non riesce ad approfittare della sconfitta, dato appunto il risultato negativo conseguito ieri sera. Un'altra cosa che salta assolutamente all'occhio è il fatto che il Pescara, che veniva dato come anche eventuale promosso diretto, ancora una volta riesce ad avere una partita complicata anche da se stesso. Per l'ennesima volta interna, ricordiamo sempre quelle contro Ternana e Pescara come epitome di quello che sto dicendo, un'altra partita complicata del Pescara che non riesce a battere il Novara, anzi si fa addirittura sconfiggere dagli stessi. Un Pescara che è una buonissima squadra, ricordiamocelo, ha un giocatore ovviamente come la Padula, che è il capocannoniere, tra l'altro tra un po' darò anche la classifica dei marcatori che ho scordato di dare, ma lo farò subito. Ha un giocatore come la Padula, dicevo che non scopriamo di certo, non è una squadra dipendente da lui, ha anche altri buonissimi giocatori come Torreira, come Caprari, e Memusciai e tanti altri, però sostanzialmente non è un discorso che secondo me dipende dalla difesa, è anche una squadra abbastanza, non dico sfortunata, ma purtroppo imprecisa sotto porta. È vero che segna tanto, ma potrebbe segnare ancora di più e questo è un problema che la squadra di Oddo ha e per cui non riesce a chiudere le partite. E quindi, inopinatamente, permanendo anche, per esempio, la serie positiva che continua dello Spezia, che ha vinto un'altra partita, si ritrova da terzo a sesto, è assolutamente in pericolo playoff, perché ha 2 punti soli di vantaggio sul Bari, che è rientrato sostanzialmente con questa assonante vittoria sulla Provercelli in zona, e Trapani e Perugia sono ancora sostanzialmente in contatto, anche se non diretto di una partita, però se gli abruzzesi continueranno con questo ruolino qui, potrebbero trovarsi a mal partito fra qualche settimana. Il Cagliari, parliamo del Cagliari in questo momento, il Cagliari che va in ritiro dopo la sconfitta di Perugia, una mossa del direttore sportivo Capozzucca che secondo me non ha gran senso, però è anche vero che 1 punto in 4 partite, anche ottenuto in maniera rocambolesca a Trapani, può generare qualche scricchiolio dal punto di vista mentale, anche se, sempre classifica alla mano, credo che il tesoretto, se vogliamo, o il gruzzolo di punti da gestire.